tutti, bentornati in questo nuovissimo video. Ho preso una decisione definitiva, visto che tra un po', adesso non so bene di preciso quando, ma tra un po', entro massimo in teoria, annunciato l'anno prossimo, a gennaio massimo, dovrebbe uscire la 1.15. Sto controllando, se mi vedete guardare qua, sto controllando i caricamenti che ho messo a installare un po' di roba. E praticamente ci sarà l'uscita della 1.15, poi in futuro si spera altre versioni, e noi cominceremo, quindi ricominceremo un mondo, e quel mondo lo porteremo avanti in survival per tutte le versioni future che ci saranno. Quindi se anche abbiamo già tipo finito, quindi battuto il drago dell'End e tutto, noi andremo comunque avanti per scoprire in quel mondo lì tutte le novità che verranno messe, e poi andremo a migliorare con tutti gli oggetti nuovi che andranno a mettere il mondo. Visto che magari alcuni miei amici hanno detto dopo magari vai in creativa e non so, vai in creativa, ti givi le robe, così andiamo a creare un mondo, siamo in diretta, ve lo faccio vedere. Nuovo mondo, modalità sopravvivenza, opzioni, comandi, no, quindi non mettiamo i comandi. Mondo normale, strutture sì, baule bonus no, i comandi li teniamo disattivati perché così almeno siamo sicuri che non ci dà problemi. Non abbiamo comandi, non abbiamo niente di niente, non possiamo givarci niente, esatto. Allora, mettiamo come seed, mettiamo i numeri da 1 a 10 in fila, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Facciamo 11, 12, 13, 14, 15. E questo è il nome del seed. Poi non mi ricordo il seed fin quanto, quanti numeri aveva, magari lui ne toglie qualcuno, vediamo. Questo comunque è il nome del seed. Facciamo fino a 16, dai. Dall'1 al 16 è il nostro nome del seed. Vediamo cosa succede, gli diciamo fatto, nome del mondo, chiamiamo unico mondo, così giusto per, non so, nome a caso. Altre opzioni abbiamo detto, comandi no, ricontrolliamo, fatto, modalità sopravvivenza, creiamo un nuovo mondo. Con questo mondo forse in futuro, non so fra quanti milioni di anni, probabilmente arriverà la modalità con l'RTX su questo mondo, quindi dove ci sono le shader già installate di base. Allora, oh cavoli, quindi a quanto pare abbiamo già i primi problemi, perché siamo spawnati su un'isola vicini a un tempio del mare dove non c'è nulla su quest'isola, neanche per farci una barca non c'è niente. Comunque facciamo così, dai, ricordiamoci che non posso givarmi niente, vedete me lo dai in rosso, quindi significa che non posso givarmi niente perché i comandi non ce li ho più attivi. Niente, adesso dobbiamo andare fin là in fondo, questo lo teniamo come set di spawn, di certo. E niente, vediamo se ci sono relitti, non mi pare. Siamo come bioma nella savana, a quanto pare. Già che ci siamo, vediamo se ci prendiamo un paio di kelp e dobbiamo trovare un luogo per farci la casa, ovviamente. Come sempre si ricomincia. Quella è la nostra isoletta di spawn, dove probabilmente, anzi se, sicuramente andremo a fare la farm di Iron Golem. E vediamo un attimo, non ci credo, non ci posso credere, ragazzi,
Subito così, Ale. Praticamente, sponiamo su un'isoletta deserta, quella là, dove vicino c'è il tempio del mare. E sul, non so se è un'isola o la terraferma che c'è là, c'è, mi pare che sia anche già un cartografo. C'è un villaggio colossale, fantastico direi. Cioè, guardate che con dentro un po' di colorante, del pane che ci servirà. Dobbiamo vedere, cercare di preservare l'integrità di questo villaggio. Quindi, qua abbiamo dei stivaletti, iniziamo già comunque a prosciugare. Ma c'hanno i banners. Questa no, questa mia è nuova. Questa non l'avevo mai vista, ragazzi. Cos'è sta qua? Mappa vuota, carte, abbiamo tre mappe vuote. Ah, no. Raga, è il cartografo questo. Questo dobbiamo bloccarlo qua. Ok, abbiamo già bloccato il cartografo. Oh mio Dio. Iniziamo benissimo. Abbiamo bloccato il cartografo dentro la casa del cartografo, che così non può scappare. Cioè, ragazzi, cosa abbiamo? Pietra levigata, vabbè, un po' di roba. Panini, un po' di pietra. Però nessuno c'ha un letto per caso? Ah, sì, c'è il letto. No, che così almeno stanotte la passiamo qua dentro. Allora, come vedete sotto ci ho attivato le notifiche, lì sotto qua c'è uno smeraldo, benissimo, un po' di colorante giallo. C'ho i sottotitoli attivati, poi andrò a disattivarli perché mi sono dimenticato di disattivarli. Comunque, probabilmente alcune farm le farò off cam, quindi senza registrare. Adesso voglio vedere questa montagnola, cosa abbiamo anche nei dintorni. Perché secondo me non è tutto qua. Allora, là mi pare di vedere del deserto. E questa è una cosa molto, molto, molto vantaggiosa per noi. Altre robe in lontananza, mi pare di no. Lì c'è un'altra montagnola che probabilmente andremo a collegare con questa. Andiamo a fare tutti i ponti, qualcosa per collegarle. Là ce n'è un'altra, che anche quella sinceramente non è male per quello. Qui abbiamo il nostro primo ovetto, che non lanciamo perché ci può servire. Però, ragazzi, quanto è grossa quella. Ok, allora riflettiamo un attimo. Se io costruisco in una di queste due qua, questa sicuramente è grande da costruire, cioè costruire tutto qua dentro è una roba, cioè ci sta. Inoltre ho la vista sul villaggio. Se no posso costruire più, tipo più case all'interno, una di questa, una di quella e poi le collego magari in maniera sotterranea, non so, là c'è qualcosa comunque. Che non ho visto che cos'è, una struttura subacquea, forse una barca oppure un canyon, boh, non so neanch'io. Intanto sta venendo già buio, quindi scendiamo alla svelta senza romperci le gambe, corriamo verso il villaggio. Al limite, se ci rendiamo conto che non è fattibile, cambiamo posto, vero? Cioè, nessuno ci vieta di camminare un pochino. Intanto prendiamo, ne approfittiamo per prendere un po' di materiali, dai. Anche se esplorare comunque non sarebbe una brutta idea riuscire a esplorare in giro. Abbiamo un po' di pietra, 16 di pietra.
più che sufficiente per iniziare. Andiamo verso la pianura un attimo che ho visto per vedere un attimo cosa ci offre il panorama circostante. Di là ho visto che c'era, c'è e ci sarà una buona opportunità per noi. Allora, se stiamo qua abbiamo la possibilità che quando passano alla 1.15 ci troviamo con delle api, perché è stato visto che ci sono delle api come nuovo mob inserito, l'unico mob volante di giorno che è stato inserito. Devo ammettere che questo non è per niente male. Vediamo di farci un po' di panini, perché sennò non duro. Tre panini dovrebbero bastare. Ok, sono bastati giusti, giusti. Allora, devo dire che secondo me qua, allora, a parte là che vedo già uno zombie, un creeper, lo zombie mi sta già venendo addosso, tanto brucerà. Dopo aver bonificato quella zona, secondo me costruire là sopra tra quei due con un ponte, secondo me potrebbe essere una buona idea. Ok. Secondo me sì, si può fare. Secondo me sì, siamo alti, abbiamo tanta zona, poi abbiamo tutte zone circostanti, monti, lì il sole che tramonta e quindi secondo me ce la facciamo. L'ideale sarebbe ritrovare le pecore di prima, alla svelta anche. Credo che per questo episodio finiamo qua, poi facciamo così, intanto un attimo mi butto avanti, poi il prossimo episodio vedrete che avrò già un inventario migliore, meglio già perfezionato, pronti per iniziare a costruire. Spero vi sia piaciuto, vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e commentare. Un saluto elettrizzante a tutti, ciao!